Ti sei mai sentito abbandonato da Dio? Ti sei mai sentito ingiustamente accusato dalle persone, da amici o da religiosi, che nel tentativo di difendere Dio hanno insinuato che stai semplicemente vivendo la conseguenza dei tuoi errori? Hai mai vissuto una tale confusione e un tale dolore da mettere in dubbio la bontà di Dio nella tua vita? Se è sì, allora devi ascoltare questo podcast. Ma attenzione, se stai vivendo un periodo di prosperità, di gioia e di particolare abbondanza nella tua vita, probabilmente questo libro potrebbe non fare per te, semplicemente perché è un libro impegnativo, è un libro doloroso, è un libro viscerale e potrebbe urtare il tuo stato d'animo. E magari in questo caso ti suggerisco di ascoltare un altro libro, come il libro per esempio di Coeletto o altri che possono essere magari un po' più leggeri e un pochettino più sereni. Se stai invece attraversando momenti di profonda sofferenza, di smarrimento, di dubbio, oppure conosci chi sta vivendo qualcosa di simile, o magari semplicemente vuoi scendere nella profondità dello scibile umano, della sofferenza, di capire un po' come Dio si pone davanti al dolore dell'uomo, che cosa è importante per lui, dove è inclinato. Allora devi ascoltare questo podcast, devi ascoltare la storia di Giobbe. Perché questo libro può aiutarti a immedesimarti, a empatizzare o addirittura a verbalizzare, magari, i tuoi dubbi, la tua delusione nei confronti di Dio, nei confronti della vita. Ascoltare tra un episodio e l'altro potrebbe darti una prospettiva rivelatrice nel mostrarti che anche gli uomini di Dio più retti e più giusti possono passare attraverso momenti di profondo dolore, di profonda desolazione, e non è colpa loro. Questo podcast è dedicato a coloro che soffrono, a coloro che stanno vivendo un dramma, un lutto, una tragedia, a quanti si sentono soli, a quanti si sentono confusi e non riescono a trovare un senso né uno scopo al proprio dolore, a quanti si chiedono: Signore, io ho fatto tutto quello che mi hai detto, eppure mi trovo qui, nel deserto, nel burrone, nella desolazione. Che cosa ho fatto per meritarmi questo? Qual è il mio demerito? Qual è la mia colpa? È dedicato a coloro che, non riuscendo a trovare un senso al proprio dolore, alla fine si trovano a dubitare di se stessi e perfino di Dio. La storia di Giobbe è la storia di un uomo che è sempre stato fedele a Dio e alla fine si trova ingiustamente a subire una serie di tragedie, di calamità che gli sottraggono tutto. Più avanti Giobbe riceverà la visita di alcuni suoi amici che, sebbene inizialmente riescono a semplicemente fare silenzio, a patire con lui e soffrire per 7 giorni, continuando a vedere il dolore di Giobbe, ad un certo punto ritengono che sia giusto cercare di dare una risposta a questo dramma, un motivo teologico, un senso per cercare di giustificare Dio e fargli fare bella figura davanti al grande dramma di Giobbe. Leggendo, studiando le parole di questi 3 amici di Giobbe, alla fine sono arrivata alla conclusione che le intenzioni di questi amici erano probabilmente molto buone, erano persone sincere che hanno cercato semplicemente di abbellire Dio, trovando delle spiegazioni che probabilmente invece non erano chiamati a dare. Ma la verità è che oltre ogni tentativo di capire perché Giobbe soffre un tale dramma, in realtà Giobbe soffre perché Satana avrebbe chiesto al Signore durante una conversazione celeste di tentare la fedeltà, di mettere alla prova la fedeltà di Giobbe, insinuando che la fede di Giobbe in realtà sia falsa e interessata, basata su quanto benessere egli ottiene da Dio. In sostanza, sebbene sia molto difficile per noi capirlo razionalmente, Dio permetterebbe malattia e povertà ad un uomo giusto e onesto quale Giobbe è. A questo punto sorge spontanea la famosa domanda: ma se Dio è buono, come può permettere il male? È una domanda che tutti noi ci siamo fatti almeno una volta nella vita. E come noi, anche Elifaz, Bildad e Sofar, gli amici di Giobbe, hanno cercato, fallendo, di dare una risposta. Perché è proprio questo il punto. Noi non siamo chiamati a dare risposte teologiche alle persone che soffrono. Siamo invece chiamati a stare nel dolore,
delle persone che soffrono. Noi non siamo chiamati a rispondere del dolore degli altri, noi siamo chiamati a condividere il dolore degli altri. I tre amici di Giobbe sono sempre molto alacri nel ricordare a Giobbe che se sta soffrendo è per colpa sua, perché di Dio certamente non può essere. Nel tentativo di giustificare la posizione regale di Dio e la sua giustizia, cominciano a stilare una disamina teologica non richiesta per scagionare Dio da ogni colpa. Quante volte hai sentito rivolgerti le stesse insinuazioni da ministri della giustizia di Dio? Ma la verità è che la dottrina della retribuzione si concilia sempre molto bene con chi ha una vita agiata, la vita dei ricchi, per esempio, o la vita dei benestanti, e invece aumenta sempre il senso di colpa dei poveri o di chi soffre. Culla chi danza nell'abbondanza, ma carica il peso già gravoso di chi soffre. La religiosità interessata fa di Dio qualcuno da cui prendere qualcosa, qualcuno da rispettare e da venerare per ricevere un premio, qualcuno da cui temere un castigo per i nostri errori, qualcuno da amare non per se stesso, ma per la felicità che dà o la paura che può provocare. Giobbe, benché fedele e retto, è un uomo comunque pieno di dolore. E per questo lentamente comincia a guardare Dio attraverso la finestra del suo dolore. Comincia a vederlo come un giudice implacabile, qualcuno che non ha pietà, qualcuno che sembra davvero ignorare tutte le sue suppliche. Per gli amici di Giobbe, ribellarsi a Dio, maledire la propria vita, dare dell'ingiusto a Dio, inveire contro di Lui, arrabbiarsi contro di Lui, è qualcosa di imperdonabile, è una grande bestemmia. Ma la verità è che ascoltando questo podcast ti accorgerai che non si può piacere a Dio giustificando Dio, ma si piace a Dio giustificando l'uomo. Lo so, sembra strano, sembra troppo bello per essere vero, sembra un Dio un po' troppo umano. Eppure in Gesù scopriremo più avanti, molto più avanti di Giobbe, ci insegnerà che è proprio questo il cuore di Dio. Che il cuore di Dio è il cuore di un padre. Ed è infatti proprio il cuore di un padre quello di difendere il rapporto che c'è tra i propri figli. Quale padre buono, infatti, preferisce che il proprio figlio lo difenda accusando suo fratello? Un vero padre piuttosto invece si assume la responsabilità di una colpa magari non sua, pur di far accrescere l'amore tra i suoi figli. Alla fine Dio, pur mostrando a Giobbe la sua magnificenza, la sua grandezza e l'impossibilità di Giobbe di capire i misteri controversi del Signore, comunque Dio preferisce Giobbe ai suoi amici. E sebbene invece gli amici di Giobbe avessero fatto qualcosa di religiosamente più corretto, cioè difendere Dio a tutti i costi, alla fine Dio chiama mio servo Giobbe e invece rimane molto arrabbiato nei confronti degli amici di Giobbe, dicendo addirittura che non hanno detto la verità, hanno detto delle menzogne sul suo conto, perché nel tentativo di difendere Dio hanno dimenticato semplicemente di essere umani, cioè soffrire con chi soffre. Giobbe forse è il libro più intenso e più complesso dell'intera scrittura. Qualcuno attribuisce a Mosè la stesura di questo libro, altri invece dicono che è stato scritto molto dopo di Mosè. Ma insomma, il punto però è che questa parabola, questa storia, che probabilmente è stata scritta semplicemente per insegnarci qualcosa di molto profondo riguardo al dolore dell'uomo e al modo in cui Dio risponde al dolore dell'uomo e al modo anche in cui le persone dovrebbero rispondere al dolore degli altri. Immedesimarmi nel dolore di un uomo che, pur essendo giusto, retto, fedele a Dio, comunque subisce l'abbandono, la negligenza di Dio, il silenzio di Dio, lontano dai confortevoli piani altisonanti della fede, quando è al riparo da ogni dubbio. Ha dato libero sfogo al mio cuore e mi ha permesso di sentirmi pienamente umana quando soffro e pienamente accettata da Dio, perfino quando bestemmio la vita o perdo la fede. Leggendo e studiando questo libro mi sono resa conto che probabilmente in passato sono rimasta impantanata in alcune convinzioni religiose che promuovevano in realtà teologie retributive
è la teologia della prosperità, secondo cui le benedizioni di Dio sono la conseguenza della mia buona condotta. L'idea di questa teologia è che se mi trovo nel benessere è perché mi sono comportata bene, ma se mi trovo nel malessere è perché ho sbagliato qualcosa. E questo concetto richiama esattamente il grande fraintendimento che gli amici di Giobbe hanno nei confronti di come agisce Dio. La verità è che la lettura di Giobbe mi ha liberato dai grandi sensi di colpa durante la mia desolazione, facendomi comprendere semplicemente che la vita è fatta di stagioni e che anche se non possiamo spiegare sempre il dolore, possiamo però scegliere di condividerlo con gli altri. Questo a volte rappresenta davvero l'unica vera forma di spiritualità, e cioè rinunciare a spiegare il dolore e scegliere invece di portarlo insieme. Buon ascolto.